Questi due piccoli oggetti che vedete in mano sono due condensatori. Oggi vedremo come funzionano i condensatori. Ci vediamo dopo la sigla. Benvenuti in questo nuovo video di Fisica in Pillole. Prima di passare ai condensatori, vi ricordo di iscrivervi al canale se non siete iscritti, attivate la campanellina per non perdervi nessun video e di seguirmi anche su Instagram e TikTok. Perché ho deciso di parlare di condensatori oggi? In realtà i condensatori fanno parte del programma di fisica, quindi non dovrei stare nemmeno qui a spiegarvi il perché. Ma in realtà c'è una ragione un po' più profonda per cui ho portato i condensatori. Qualche video fa vi ho portato la legge di Ohm, oggi vi ho portato i condensatori e nelle prossime settimane vi porterò altri video di elettronica. Vi porterò come funzionano i diodi, che cosa sono, come funzionano i transistor, che cosa sono, sempre in maniera molto semplice. Tutto questo farà parte di una playlist a parte. Questa nuova playlist, che conterrà tutti gli episodi dell'elettronica, si chiamerà Elettronica in pillole. Lo so cosa stai pensando, che fantasia che hai. Lo so, è un punto debole. Non riesco a inventare nuovi nomi carini. Tutto questo ci servirà per una serie che sto scrivendo. Non vi anticipo nulla, ma sto scrivendo una serie con Arduino in cui vedremo il connubio tra Arduino, tecnologia e fisica. Prima di passare ai condensatori, vediamo che cos'è la capacità. La capacità di un conduttore è la possibilità di accumulare carica, cioè quanta carica può stare su quel conduttore. Nel video della plasma ball, ve lo lascio qui se non l'avete visto, abbiamo detto che la Terra ha una capacità infinita di contenere carica, proprio perché è enorme e le cariche sono minuscole. Nella realtà i conduttori hanno una capacità finita e non infinita. I condensatori che cosa sono? I condensatori sono dei componenti elettronici che si trovano all'interno dei circuiti. Come sono fatti? Il più semplice condensatore che possiamo ricreare è questo, in cui abbiamo due lastre metalliche, una di fronte a un'altra, a cui applichiamo una differenza di potenziale. La differenza di potenziale tra queste due lastre fa sì che su una parte si accumuli carica positiva e dall'altra parte si accumuli carica negativa, perché abbiamo visto che la differenza di potenziale è proprio questo, è la differenza di carica che c'è tra due punti. Tra queste due lastre, a causa della differenza di potenziale, si crea anche un campo elettrico, dovuto all'attrazione tra la lastra carica positivamente e la lastra carica negativamente. Ora, la particolarità di un condensatore è che si può caricare e scaricare. Adesso prendiamo il nostro condensatore e mettiamolo in un circuito. Mettiamoci una differenza di potenziale, non proprio attaccata vicino, un po' più lontano. Che cosa succede? La corrente scorre fino a incontrare il condensatore. Le cariche negative della corrente si accumulano sul condensatore, su un lato. Che cosa succede? Questa carica negativa che si trova su questo lato induce una carica positiva nell'altro lato, perché cariche negative si respingono e quindi per fare in modo che ci sia equilibrio, qua sopra devono sparire le cariche negative e devono rimettersi nel circuito. Quindi questo è carico negativamente e questo è carico positivamente. La corrente sta continuando a fluire. Fluisce. Le cariche continuano ad accumularsi. Ma questo processo può andare all'infinito? No. Abbiamo detto che solo la Terra ha capacità infinita, i conduttori no. Quindi qui che cosa succede? Ci sarà un massimo, una sorta di saturazione. Dato che sono arrivati al massimo, questo non puoi più indurre carica su questo. Quindi che cosa succede? Che non fluisce più corrente tra questi due pezzi. Non fluendo più corrente, quindi si comporta come un filo rotto. Questo processo è chiamato carica del condensatore. Adesso che cosa facciamo? Togliamo la differenza di potenziale. Colleghiamo le due lastre e vediamo che cosa succede. Allora, dato che non c'è più differenza di potenziale ai capi delle lastre, che cosa succede? Che bisogna riequilibrare il tutto, perché se non c'è differenza di potenziale non ci deve essere nemmeno squilibrio tra queste due lastre. Quindi che cosa succede? Che fluisce una corrente all'interno del circuito che fa sì che il condensatore si scarichi. Abbiamo detto che la corrente è il passaggio di elettroni. Che cosa succede? Che qui, che era carica negativamente, gli elettroni fluiscono e vanno dall'altro lato per riequilibrare. Una volta riequilibrato, il condensatore non ha più differenza di potenziale. Quindi noi siamo partiti da un massimo di carica e da un massimo di differenza di potenziale. Alla fine ci troviamo con neutro. Quindi che cosa significa? Che avevamo una differenza di potenziale all'inizio, quella massima. Mano a mano è scesa fino ad arrivare a zero. Nel frattempo è fluita una corrente.
che però una volta che si sono arrivate entrambe le classi a zero non c'è più. Questo processo è detto scarica del condensatore. Detto così, il condensatore sembrerebbe un oggetto inutilizzabile in corrente continua, cioè se noi diamo una corrente che continuamente lo carica, a un certo punto non lo possiamo più utilizzare. Per questo motivo il condensatore non si può usare in cosiddetta corrente continua, ma in realtà si usa nei circuiti con corrente alternata. Che cosa significa? Il processo di carica e scarica dipende da se ci mettete o meno una differenza di potenziale esterna. Quindi che cosa si fa? Invece di mettere e togliere, si dà direttamente una differenza di potenziale che varia tra 0 e un massimo, 0 e un massimo, 0 e un massimo, come un'onda, in modo tale che il condensatore si carica, si scarica, si carica, si scarica. Abbiamo visto come funziona quindi un condensatore. In cosa possono esserci utili i condensatori? Spesso si usano condensatori variabili per oggetti di elettronica, i più disparati. Si usano nelle impronte digitali, si usano nei sensori dei telefoni, si usano nei touchscreen dei telefoni e poi magari questo lo vediamo in un altro video. Esistono diversi tipi di condensatori. I condensatori sono alla base dell'elettronica e sono uno dei componenti più usati attualmente nei microchip, quelli che avete anche nel telefono. Dal punto di vista tecnologico, per migliorare la capacità dei condensatori, all'interno delle lastre sono inseriti dei cosiddetti dielettrici. Per esempio l'aria è un dielettrico, è considerabile un dielettrico. Questi sono esempi di condensatori che ho per Arduino. Questo è un condensatore elettrolitico, questo è un condensatore in ceramica. La differenza tra questi due sta nel fatto che questo, come lo metti nel circuito, funziona. Questo no. Non so se riuscite a vedere la differenza, ma questo ha un filo un po' più lungo di qui e un po' più corto qui, invece questo ha i due fili uguali. In elettronica avere un filo più lungo significa avere un verso di funzionamento. Quando abbiamo un oggetto elettronico che ha due fili diversi, vuol dire che il filo più lungo va verso il polo positivo della differenza di potenziale, mentre quello corto va verso il polo positivo della differenza di potenziale. Cosa succede a questo condensatore, che si chiama condensatore elettrolitico, se lo connettiamo sbagliato? Se invertite i poli e quindi collegate il polo positivo al polo negativo e il polo negativo al polo positivo, questo esplode. Potete cercare i video su YouTube in cui li fanno esplodere. Io non lo posso fare perché non ho uno sbocco di aria per far fluire poi i gas che sono contenuti qui dentro. Però potete cercare su YouTube. Ce ne sono tantissimi di video che fanno esplodere i condensatori elettrolitici. Anche più grossi di questo. Bene, questo era tutto per oggi. Fatemi sapere se il video di elettronica vi è piaciuto e se ne volete altri. Noi ci vediamo in un prossimo video.